Roma è nata dalle acque del Tevere e proprio su quelle sponde è nata anche la Società Sportiva Lazio il 9 gennaio del 1900. La più antica squadra della capitale, la più grande polisportiva d'Europa, sta festeggiando nel miglior modo possibile i suoi 113 anni. Seconda in campionato a 5 punti della Juventus, imbattuta in Europa League con la prospettiva di una semifinale di Coppa Italia, 13 risultati utili consecutivi. Esulta il cuore pulsante della città di Roma, quartiere Prati a 2 passi dal Vaticano, lì dove la Lazio è nata, impazziscono di gioia i tifosi biancocelesti, increduli di fronte allo spettacolo offerto dalla squadra di Vladimir Petkovic. E proprio l'allenatore bosniaco, il regalo più gradito, figura perfettamente inquadrata nello stile Lazio dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in Italia. Tanto timorosa negli scorsi anni quanto sfrontata in quello attuale, il tecnico di Sarajevo ha riscritto con fermezza la storia recente della metà biancoceleste della capitale, regalandole un Natale, perché di questo si tratta per i laziali, da perdere la testa. Vola l'Aquila Olimpia, splendida metafora di quello che qualche metro più in basso Klose e compagni stanno realizzando. E poco importa se l'intera opinione pubblica non tributa il giusto plauso alla più antica squadra di Roma, la Lazio gioca, vince, si diverte e fa divertire. È una fabbrica di sogni e nessuno dei partecipanti ha voglia di svegliarsi. Il 9 gennaio è una data importante per la città di Roma e ancora più importante è il lavoro che attenderà Vladimir Petkovic da qui ai prossimi mesi. L'allenatore bosniaco dovrà continuare a tenere stretta la mano di questa ultracentenaria ma ancora splendida creatura per far sì che i desideri intimamente sussurrati nel giorno del proprio compleanno possano esplodere in tutto il loro fulgore in tarda primavera, perché questa Lazio sta dimostrando di essere grande e non certo per una questione d'età.